Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissimo video vlog. In realtà dovresti fare la fine. Ora oggi, 13 maggio, ore 15.53, ricorderemo questo giorno come il primo giorno in cui sono riuscita di casa dopo più di 2 mesi. È dal 9 di marzo che non mi muovo da qui e ora andiamo a compiere una commissione important for my family. Yeah. Ed ecco a voi la moda 2020 Spring, Total Black, paio di Obon, una spia, non so che fai, con la borsetta fatta, e andiamo. Allora, missione completata, ritorno a casa. E per oggi super posa caffè in terrazzo, ci sta, dai, tra una lezione e quell'altra. Insomma, oggi ho voluto fare una prova diversa. Mi sono detta, siccome tanto stamattina io non ho lezione, non c'ho nulla da fare di particolare, una scadenza, ho detto, ma sai che si fa? Mettiamoci un pochino a fare qualche esercizio, qualche addominale, lo stretching, eccetera, stamattina. In maniera che poi, siccome stasera, cioè 6:15, tipo lezione, almeno poi dopo faccio un po' di allenamento la mattina e la sera. Le considerazioni sull'aspetto fisico, sul come mi sento, più che l'aspetto fisico, in realtà è ganza sta cosa di fare, non lo so, subito attività la mattina appena sveglia. Allora, diciamo che sicuramente si ha un'energia diversa, o almeno per me è così. E, tipo, non lo so, cioè uno si sente più carico da una parte ma ancora un po' addormentato da un'altra, quindi proprio senti che stai risvegliando, no? Tutti i muscoli, quindi in realtà è anche interessante come lavoro da fare. Per quanto riguarda lo stretching è un po' tragico, cioè secondo me dovrebbe essere proprio una cosa necessaria da fare, necessariamente proprio la mattina appena alzata, un pochino tirarsi un po' per svegliarsi meglio, non ovviamente squartarsi in due, però insomma, pianino pianino, però è molto più tragico rispetto alla sera. Quindi forse le mie considerazioni sono che magari è così perché io sono abituata a lavorare, fare attività comunque la sera, e quindi magari forse l'organismo, il corpo non è abituato la mattina, oppure è una cosa che succede a tutti, non lo so, però devo dire che mi sento molto più sciolta, quindi molto più, dice, forse ho scoperto l'acqua calda, non lo so, però probabilmente cercherò di mantenere questa abitudine anche specialmente ora che si va nelle giornate più calde. Poi c'è anche da dire che oggi c'è un tempo un po' orribile e sto diventando sempre più meteoropatica dal punto di vista fisico, e lo sento sempre di più quando il tempo è brutto a livello fisico, mi sento più legata, più uno schifo, però devo dire che in realtà dopo aver fatto un po' di stretching, un po' di esercizio eccetera, anche con questo tempo orribile mi sento fisicamente molto meglio, quindi più sì. Devo promemoria per me, a me stessa, fare sempre così la mattina, tutte le mattine. Proviamoci. So proprio che oggi è uno di quei giorni in cui non solo devo bere il caffè, ci devo fare il bagno. Ci devo fare il bagno dentro il caffè. Magari mi entra in vena e mi sveglio. Non ce la posso fare, ho una faccia allucinante, non ho neanche la forza di truccarmi, mi trucco dopo. Quando devo fare
lezione di danza. Sì, sì, sì. Mi renderò presentabile solo per quell'occasione. Altrimenti rimarrò così, con la faccia dello sfattismo. No filter, hashtag solo severe. E dai creatori di Ci ho messo un'ora per impostare la prima slide, continua la saga con Ci ho messo altrettanto tempo per fare l'intestazione e l'indice. Non sono neanche convinta di lasciarlo così. Adoro, che disagio. E poi ho impostato tutto il resto con gli appunti ed è arrivato l'arrosino nel frattempo. Sì, sì, ho capito, l'arrosino. E vai. Direi che il caffè prima della lezione, che sia in sala o che sia a casa, è un rituale, d'obbligo, è d'obbligo. Poi oggi è notte, cioè è da stamattina che è notte, cioè in realtà non è mai sorto il sole, è sempre stato nuvoloso, disagissimo. E anche il momento del look del sabato sera è arrivato, yeah! In realtà questa è l'arte del riciclo, con il body brillantinoso che ogni tanto si vede, si sbilucca, yes, di Primark, comprato a Londra nel 2018, e che è quello di Capodanno. Se mi seguite su Instagram potete vederlo, sì, nelle foto di Capodanno, i leggings di pelle di Calzedonia di tipo 4 anni fa. 3 anni fa, da quando sono sortiti fuori e l'ho comprati, gli stivaletti con cui faccio Ela, sì, che praticamente ormai sono diventati prevalentemente gli stivaletti di Ela, perché da quando compravo quelli bassi per la vita per andare a giro uso quelli, se no comunque sono stivaletti per andare a giro quando non ho voglia di mettere le décolleté e mi va comunque di avere dei tacchi. Mentre per quanto riguarda gli accessori, non so se in realtà l'ho mai fatto vedere, forse nei vlog di Londra ce l'ho proprio con questo body, tra l'altro che è una collana con un serpente meravigliosa che mi ha regalato la mia zia tempo fa, anni fa, molti anni fa, forse anche tipo 10, se non 10 tipo 8. Va bene, le braccialette sono sempre gli stessi e il trucco più o meno è sempre la stessa roba, riciclata in modo diverso. Liquid lipstick di Primark, palettina per quanto riguarda il nero e le sopracciglia di Primark, la solita che vi faccio sempre vedere comunque perché non è che sono riuscita a comprare trucchi. Gli orecchini, sì, sempre gli stessi del set di H&M. E poi l'argento della palettina di Wyhorn, sempre le stesse. In pratica le ritrovate in tutti i vlog, in tutte le cose. E oggi sono veramente colta dal disagio. E vabbè, si sta. Ecco l'aperitivo della Hop. È tutto a marchio Hop, questo aperitivo Hop. Patatine Hop, altre patatine Hop. A fare Crodino Hop. Babbo e mamma Hop. Chuck, azione! Dov'è Chuck? È tornato! Vai! Ciao! Prima c'era Conte, la televisione l'avete visto? Avete sentito cosa ci ha detto al popolo italiano? Tipo buonasera a tutti e tutto, vabbè. Il comitato tecnico-scientifico. Il comitato tecnico-scientifico e niente. In settimana ci rivediamo, dai. Non con voi, ma con quella che sta registrando. Sì, si spera sia la volta buona. Ah, sì, senza far rumore qui. Perché c'è l'Eurovision e di là e me lo stanno guardando. Ehi mamma, te Dio, voglio vedere Dio dato, dai, arriva. Invece di darci c'è dai, quindi. Adoro. Top. Dai, dare un messaggio ai fan. Quali fan? Quelli di sì, domani, Loki o di Voldemort? Perché ci sono diversi fan su Instagram, quindi. Esatto. E tra l'altro c'è anche le pizzerie che mettono mi piace a Voldemort e a Loki. È vero. Se ci sponsorizzassero le pizzerie non sarebbe male. Pizza gratis alla vita. Ciao. Ciao. Allora ci siamo in diretta dalla spiaggia. Ci si abbronza, si continua in casa, continua la missione
anche se sta cambiando spiaggia, dai salotto ci siamo spostati in camera, vedi? L'importante è saper sfruttare bene gli spazi che la nostra casa ci offre. Yeah. Condizioni pessime di gran disagio, ho appena finito di fare un workshop di contemporanea online molto interessante, tutto su un laboratorio coreografico molto molto interessante, e ora mi vado a cimentare in un altro po' di prove e di spunti che sono stati dati durante la lezione. Io non ce la faccio più, sono morta, più che altro perché è lezione dalle 4 alle 5 col caldo cane, ma dai, never give up, alla fine è divertente, ci si tiene in allenamento e si imparano un sacco di cose, quindi è un modo comunque molto carino di fare esperienze interessanti. Ma io non mi sto chiedendo tipo una cosa, allora, visto che sono stata così brava a impostare l'intestazione e l'indice di una relazione che devo consegnare per un esame, io mi dico, non potrebbe andare bene così, cioè basta, voglio dire, no? Cioè, ho fatto tutto l'indicino, bellino, tutte le paragrafini, le ose, tipo tesi, ma è molto carino. Ora basta, cioè, nel senso, via. Non mi garba impaginare le ose, poi ci metterò 20 ore a scrivere tutto il resto, perché poi mi impallerò sul layout della pagina, perché lo voglio bellino. E quindi ci metto 40 ore a fare una cosa scritta perché mi garba impaginarlo bene. Zuffi. E perdo tempo. Però è bellino impaginare bene le cose, cioè è ordinato, fa bene alla vista, all'anima e allo spirito. Però fa perdere tanto tempo. Rip. Io sono sfatta di prima mattina, ma molto contenta perché ho continuato il mio programma mentale e fisico di allenarmi di prima mattina, prima di lezione con l'università. Ormai siamo alla fine, alle ultime lezioni, e quindi insomma il tempo è bello, e devo dire che effettivamente rispetto all'altra volta in cui mi ero comunque allenata la mattina ma il tempo era brutto, fisicamente mi sento molto meglio. Io non so, mai stata meteoropatia e sono diventata ora 24 anni, che oldness veramente. E per cui dai, ho fatto un pochino di riscaldamentino stamattina, un po' di sartelli. Bene, bene, super calda, performante, e via, e si affronta la giornata. E ora, sempre prima della lezione, piccolo break, dentro il termos di Starbucks, quello che si era comprato nel blog di Amsterdam dell'ultimo giorno, che oltre a tenere caldo, surprisingly, tiene anche il freddo. Ho scoperto l'America, e nulla, piccolo break, prima della scuola. Che ci sarà qui dentro? Lo starter pack dei veri fiorentini, ragazzi. Ecco, la ripresa più bella. Io dico, senti, ASMR proprio, il suono di pane dell'antico vinaio. Boy, vabbè, vada in roba, vada me la vola. Allora, eccoci. Boy, questa che schiacciata è? Qui c'è capocollo. Boh, no? Senti il tartufo! Io Dio, si sente anche dalla ripresa. Secondo me si sente. Boh, il tartufo. Insomma, adoro. Bellissimo. Ciao, sono tutto schermo. Ciao. Ricomincia a piovere, ricomincia. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo vlog che non so come si chiamerà. Io e Milla vi diamo la buonanotte e vi invitiamo a vedere tutti i video che metterà in descrizione il mio canale, che non pubblico nulla ma ci sarà lo stesso, tutti i social, a mettere mi piace, a vedere le altre playlist, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao. A video come vlog, e non lo so, dipende come ci porterai il cuore. Il prossimo video, cioè te non ti stai difendendo? Sì, sì, io ci sono lassù. Dove sei? Qui? Dall'altra parte. Qui? Sì. Ciao. Hi.